Una coppia sull'isola di Romblon, nelle Filippine, vive su una proprietà che credono Dio abbia generosamente affidato loro per svilupparla per il servizio di Dio. Ike e Gerby sono pensionati che dedicano il loro tempo per sviluppare questi 3 ettari di terreno a diventare utili per l'opera del Signore. Mentre utilizzavano il loro tempo, hanno dedicato la loro attenzione, il loro denaro e i loro sforzi a migliorare questa proprietà per farla diventare un luogo di campeggio per la gioventù avventista. Ancora prima di acquisire questa proprietà, avevamo già in progetto di condividerla con l'opera del Signore, vale a dire di renderla disponibile come area di campeggio per i nostri ragazzi. Il Signore, nella sua saggezza, ci ha dato questa proprietà e quindi, dopo averla comprata, l'abbiamo voluta usare per qualcosa di buono. I ragazzi vengono a fare i loro campeggi e apprezzano le loro attività qui. Quando acquisimmo la proprietà, dissi: sarà del Signore. Faremo sviluppare questo posto e lo doneremo al Signore. I nostri figli hanno comunque di che vivere. E questo luogo potrà essere fonte di benedizione per molte persone. La generosità non si apprende in un istante, ma si acquisisce attraverso l'esperienza e le opportunità di donarsi, di fare da tramite affinché anche altri possano godere delle benedizioni da noi ricevute. Un venerdì doveva essere giorno di paga per noi. Non fu così. Il salario non arrivò. Decidemmo comunque di iniziare a preparare la decima che avremmo voluto restituire il sabato seguente. Solo che non avevamo niente e pregammo Dio perché ci aiutasse a trovare una soluzione per capire come andare avanti anche per il cibo e il resto. Quando andammo in chiesa, un ragazzo mi si avvicinò e mi disse che aveva preparato un sacco di camote per noi. Il giorno seguente, di domenica mattina presto, una donna ci disse che ci aveva portato 2 caschi di banane. Li accettammo con gioia. Sappiamo che il Signore è buono perché sa che stiamo restituendo la sua proprietà, il suo denaro. Se siete fedeli nel restituire ciò che è del Signore, il Signore vi benedirà sicuramente. Ike e Gerby hanno sentito nel cuore il desiderio di condividere ciò con cui Dio li ha benedetti e di lasciare un'eredità di generosità a chi verrà dopo di loro. Dato che siamo amministratori del Signore, non siamo noi i proprietari di tutto questo. Appartiene tutto al Signore. Quindi il mio messaggio a tutti i fratelli è che dovremmo ricordare che siamo di passaggio in questo mondo. Volete aiutare ad affrettare la venuta del Signore? Restituire ciò che abbiamo potrebbe aiutare. Può aiutare a far avanzare l'opera del Signore. Arriverà il tempo in cui non potremo più servircene. Che cosa faremo se non possiamo servircene? Finché c'è ancora tempo e possiamo, diamolo al Signore, così che aiuti ad affrettare il suo ritorno.